Salve a tutti, benvenuti nel mio canale, sono qui a presentarvi Dracula 4, l'ombra del drago. La mia protagonista è questa ragazza. Allora, questa è la prima schermata che vedrete appena entrerete nel gioco. Dovete scegliere un profilo, uno a caso, io ho scelto quello al centro così per sfizio. E a questa schermata io per esempio ho notato due dettagli, tipo questa ragazza non vi ricorda quella di Siberia? Kate, la protagonista. E inoltre questo drago non vi ricorda quello di Mortal Kombat? Ma sorvolando tutto ciò, torniamo al menu principale. Io l'avevo già scelta, quindi torno al menu principale. Intanto i corvi che svolazzano qua e là. Va bene, il gioco è diviso in due parti. C'è il prologo, esercitazione, la storia vera e propria. Questo ad esempio mi è sembrata una perdita di tempo, perché gli avrei messo sinceramente tutto insieme come si fa nei normali giochi, ma qui sono dei geni e preferiscono dividere il tutto. Vabbè, adesso vi mostrerò il prologo, vi consiglio di osservare attentamente la grafica perché si sono divertiti parecchio a fare i dettagli, quindi vi lascio al video. Icor. Allora, ricomincio il prologo perché già l'avevo iniziato, quindi ecco qui. Come potete notare, vedete l'acqua, la nave. Lì vedete un omino che cammina, eccolo lì. Vai che ce la fai, prima che affonda il Titanic. Ehi, non mi sembra la scena del Titanic questa. Anche perché poi con quel diluvio lui si è messo la giacchettina. Ecco, no, è morto, mi dispiace. È definitivamente morto. È morto. Ecco, devo dire che si comincia bene. Questo è praticamente il fratello gemello della bambina di The Ring. Sentite che vocina sensuale che ha. Ciao Dracula. Mi piace come è vestito però. Ecco la protagonista. Notate le ciglia, i capelli. Ecco, vedete. The cargo ship that was carrying Professor Bambury's collection has disappeared into the sea. Parliamo dell'omino di prima che correva sulla nave. Guardate ad esempio il quaderno verde sotto e il legno. Insomma, si sono divertiti parecchio. I'm sorry, Ellen. I've just been informed that the lab that manufactured your drugs has decided to discontinue production. I guess it's not profitable enough. Basically, you're right. But we... Don't waste your breath, Doctor. We both know that without this treatment, I won't last long. Ellen, I think that you should come to our treatment center. There's no way I'm doing that. I've lived my whole life with this illness that's destroying my blood. I know what's in store for me. Anemia, fatigue, dizziness, nightmares, hallucinations, and a lot more. Niente di cui preoccuparsi. Take this drug pack. It's my last one. If you change your mind, just tell me. Thanks, doctor. Ellen, remember the shipwreck that killed Professor Bambury and sank 15 paintings from his collection, the ones he was supposed to hand down to us? Of course. Well, apparently, one of the paintings resurfaced in Budapest in an auction catalog. I want you to go there to check its authenticity. Si vola a Budapest. Allora, l'esercitazione la saltiamo perché già so come muovervi, quindi vi spiego io. Allora, per girare... Vedete il cursore che poi è piccolissimo e orrendo anche, aggiungerei. Vabbè, comunque per muovervi non è un gioco come tutti gli altri, cioè che se sposti vi girate già, no, ma dovete tenere premuto il pulsante sinistro e girare. Questa cosa non mi è piaciuta per niente, perché tipo all'improvviso mi ritrovavo in cima così. Vabbè, il pavimento, insomma, non è stata una bella cosa. Inoltre, quando potete interagire con gli oggetti... Il cursore, come... vabbè, potete vedere. Praticamente si trasforma, tipo questo è per prendere, questo è per parlare e vedere, eccetera. Nel frattempo lì potete vedere un paio di fotine. Vabbè.
Adesso parliamo con questo tipo che inoltre si chiama Laszlo ed è diciamo una frecciatina al mio amico Norman, che puoi immaginare il perché. Vabbè, mi ammazzerà ma non fa niente, morirò in pace. Ok. Hello, vedi come Laszlo? Si chiama? Vabbè. Yes, that's me. Hello. You are the expert from the Metropolitan Museum of Art in New York. Yes, I'm Ellen Cross. I've come to examine the painting you found. I'm very happy to welcome you to Budapest, Miss Cross. The painting is on the easel. Nel frattempo notate dove ha la pistola? Sotto l'ascella. Ma perché questa cosa? The inspector might not be happy about me rummaging through his records. I'll have to look at the suspect's records when there's no one around. Nel frattempo vi faccio vedere che per osservare intorno e prendere basta cliccare e prendete tutti gli oggetti che vi pare. Intanto osserviamo il quadro. Allora, l'inventario, vedete questa manina, potete aprire l'inventario. Per prendere gli oggetti basta cliccarci su. Quando li vedrete qui vuol dire che ce l'è in mano, li può usare. Combiniamo praticamente la luce ultravioletta col quadro per autenticarlo praticamente. This is really Turner's Whitby painting that Professor Vanbury bequeathed to the museum. La barchetella sul mare. Well, you look like you've come to a conclusion, right? Yes, this is definitely an authentic Turner painting. You must be relieved. Nel frattempo controllate il, guardate il malloncino, It will probably be difficult to locate. È orrendo, the other però è ben fatto. Thieves are usually more careful. If you're done with the painting, you'll have to wrap it, seal it and put it in the safe. Fa molto quello di Zacchi. I will have to stay here during all of that, but you are the one who will do it. Sure. Bene, allora. Qui potete osservare questo tipo. This che is the man ladro. Who was in possession of the painting. Do you think I could meet him? I shall think about it. Technically, I can't let you. And you didn't record his testimony? No, he didn't want to tell us anything. However, the prison guard says that Friedland talks in his sleep. I had microphones set up in his cell in case they could turn out to be useful. But the track is damaged and inaudible. If you don't mind, I can see what I can do with it. The technician who is supposed to take care of it is sick, so if you could speed things up, I am not refusing. And I'll see if Friedland wants to meet you. Who knows, maybe he'll tell you a bit more than he tells my guys. I'll take care of the painting first. Then I'll look at the recording. Intanto, osservate il viso di questo tizio. Dimenticatevelo adesso, perché quando lo incontreremo non è affatto così. Questa è la fregatura, qua ve li fanno sembrare decenti, poi andate di là e ve li trovate tutti strani, vabbè. Allora, nel frattempo dobbiamo prendere il quadro, inserirlo in questo affare di legno qui, quindi selezioniamo dall'inventario, inseriamo qua dentro, prendiamo il timbro, su cui dopo vi svelerò una cosa molto divertente. Prendiamo la ciralacca, questa è la macchinetta che dovremo usare fra poco, che devo dire è anche molto moderna. Nel frattempo passa forte. Allora mettiamo questa cosa, qualunque cosa sia, prendiamo la cera lacca. Allora la cera lacca, it's better to melt the wax first. Deve essere prima sciolta, quindi prendiamo l'accendino, sciogliamo un pochino. Ecco, adesso invece noterete questo dettaglio simpatico. Allora, vedete sul timbro che c'è scritto PH? Beh, non è così, perché qui diventa BR! Va bene. Che senso ha? Non lo so perché hanno fatto questa cosa, se sono io l'unica scema che è andata a notare sta cosa. Però, devo dirvi che non so se hanno fantasia, ma sono proprio fessi. Vabbè. Adesso riponiamo questo affare dentro la cassaforte, che si chiude automaticamente. Che ingegnosa. E adesso andiamo a sentire this la registrazione macabra di questo tipo. Yes. Yes. With these high quality tools, it should be easy for me to restore the recording from the suspect's cell. Andiamo. The tape recording is torn. Ah, già, è rotto. I'll have to fix it first.
Allora, per ripararlo abbiamo lo scotch. Prendiamola nuovo e riponiamola qui. E adesso possiamo sentire la macabra voce di questo tizio. Allora, praticamente alziamo il volume. Allora, per farlo dovete seguire queste impostazioni praticamente. Qui abbiamo tre affari che dobbiamo accendere. Allora, 100, c'è scritto 100. 100. 5 e 70. Adesso premiamo play e vi lascio la sua vocina. Shadow is approaching. The master. What's his mirror? Yes, of course. The painter has to get back to his work. Oh, Prince of Exile. You who have been wronged. And who vanquished always rise up again. More strong. Ecco qua. The Vambery Collection. Intanto osservate i quadri. This is an enormous loss for the museum. Some of these paintings were worth millions of dollars. Inoltre qui c'è un intruso. Questo quadro, se lo conoscete. I hope we'll find these paintings one day. Anche questo. Insomma, andiamo avanti. Laszlo must have something to take care of. This is my one and only chance to take a look at Friedland's record. Lazio è volato via. Ok. Ora dobbiamo cercare il fascicolo. Per farlo dobbiamo tener conto di questo numero qui, quindi CV14, quindi CV14. Prendiamo questo coso. Allora, qui possiamo leggere la storia del nostro amico qui. Condiviso la sua cella con un prigioniero di nome Jakub Killik. Fascicolo numero NI008, che adesso andiamo a cercare. Ed è qui. 08, eccolo. È originario di Istanbul. Ecco qua. Ora. Qui penso che abbiamo fatto tutto, boh. Il quadro è lì dentro. Scendiamo giù. Oh. I'm afraid that you won't be. Vi ricordate la foto di prima? Friedland has just died. What happened? I think he committed suicide, but there are some disturbing details. Can I come in? Yes, you can come in. But don't touch anything. I am warning you, it is not a pretty sight. Oh, I see. Ecco. I can't say that he'll be resting. Vi ricordate la foto di prima? Guardatelo. In all of my 20 years on the job. No, non te, l'altro. I have never seen a cadaver with such a terrified look. Ecco. Vedete? Cioè, osservate. Vi ricordate la foto di prima? Cos'è questa cosa? Poi è diventato all'improvviso vecchio con le rughe, vabbè. Wow, che cella. Sapone. Look, it seems as though he rubbed the soap on an abrasive surface. Maybe it was the wall. It's in rough cast. I agree, but why would he have done that? To write or draw something. We'll need dark powder to check. There is fingerprint powder and a spray in the cupboard in the hallway. I'll go get them. Here is the key. Can you grab a camera too? Sure. Ecco, perché dobbiamo fare noi il lavoro tuo? Io non lo so. Vabbè. Dove sono andata qua? Vabbè. Scendiamo di nuovo, va. Giriamo, ecco. Difficile girarci con questo affare. Abbiamo la chiave, ce l'ha appena data. Apriamo un'anta e poi l'altra. Tutte e due insieme, no, era troppo, eh. Prendiamo lo spruzzino. Qui c'è qualche altra cosa da prendere. Le batterie. Dovrebbe essere finito. Boh, vediamo. No, c'è qualche altra cosa. Pellicola. Allora, ora dobbiamo comporre il tutto. Sì, come no. Allora,
E che diamine. Allora, così. Pellicola. Ehi. Allora, poi qui c'è la polvere che va messa qui dentro. E prendiamo lo spruzzino. Adesso facciamo un po' della lavandaia. Ecco, potete vedere com'è brutto muoversi con questo gioco? Qui c'è una lingua assurda che è stranamente ungherese. Hogi Megolion? Do you know what that means? He's coming to kill me. It's in Hungarian. That does not make things any easier for me. Bene. Ora che abbiamo svelato questo mistero, cioè che qualcuno sta venendo ad uccidere questo poverino, dobbiamo fare una fotina. Thank you very much. Without your help, I probably wouldn't have even seen the message. That certainly does complicate things. You're right. And it makes the murder theory plausible again. Could you take a photo of the body, too? Sure. Adesso facciamo una foto a questo tizio. Cheese! Cheese, certo. Ora, come abbiamo detto... Aspetta, forse dobbiamo parlare ancora con questo tizio. Sì. Who do you think could have frightened Freeland? I have no idea. Maybe an accomplice or some disgruntled person who commissioned this. But in a police station of all places, that is too much. I agree. And why didn't he cry for help? It looks like he wrote that knowing that he was doomed to die. What are the disturbing details? Just a few minutes before Friedland's death, all the security cameras in the police station stopped working. That is worrying. You either need to heavily invest in some new equipment, or someone here shut off the video system. Do you think he could have just died of natural causes? Certo, morte naturale a quella faccia. The doctor examined Friedland yesterday. He was in perfect health, but the doctor did think that he was depressed. I cannot tell you how many prisoners take their own lives. I can imagine. Sì, certo. Come ha But fatto? The expression on his face makes me think he wasn't expecting what happened to him. I've restored the tape that you recorded in Friedland's cell. He said that he failed in his duty, mentioned an approaching shadow and a master who wants his mirror. That is interesting. But since he's dead now, that won't be very useful for us anymore. The last sentence rings a bell. O Prince of Exile, you who have been wronged, and who vanquished, always rises up again more strong. Does that sound familiar to you? No, but it does sound like poetry. You're right, it sounds like Baudelaire. Yeah! Ok, ora dobbiamo notare un'altra cosa. Ecco. Ciao, amico. Inspector, look! I know he has a tattoo. Lots of men who have been to prison have tattoos. Sure, but I think that this tattoo is really minimalist. Maybe it is some gang symbol. A sign that he was part of a gang? This is just a guess. Not all tattoos have special meanings. Inspector, if you'll allow me, I'd like to call my boss before leaving. Of course. Go ahead. I'm sure he wants to hear the Turner news. Exactly. Thank you so much for helping. Good luck with the rest of the investigation. It was nice meeting you, Miss Cross. If I discover something new about the Vambery Collection paintings, I will let you know. E se fosse il mostro di un vampiro? If you'll allow me, I'd like to call my boss before leaving. Of course. Go ahead. I'm sure he wants to hear the Turner news. Exactly. Thank you so much for helping. Good luck with the rest of the investigation. It was nice meeting you, Miss Cross. Sì, if I l'abbiamo discover già something sentito. New about the Vambery Collection paintings, I will let you know. Ok, che schifo. Ciao. Riposa in pace. Addio. Ok, saliamo su. Ecco, questa è la cosa che ho odiato di più in questo gioco. Dovete controllare la salute di questa diva perché altrimenti vi muore.
Cioè, è una delle cose più stupide. Andate nell'inventario, premete sulla più e vi ritrovate sulla più, però, Sto scherzando, ovviamente. Allora, facciamo mangiare qualcosa. Facciamo prendere un po' di medicine. Ecco. Prendere qualche altra cosa. Non so che resta roba. Io sto facendo piano, guarda sta drogata. In ogni caso vi dovete pure mettere a controllare la salute fisica di questa qua. Già teniamo Dracula che ci segue. Ci mettiamo pure a controllare questa che muore di... Bah, vabbè. Metropolitan Director's Office, yes? Hello, it's Ellen Cross. Hello, Ellen. So, how did the authenticating go? Very well, it's definitely a Turner painting. That's great news. Someone took possession of the painting before the ship sank. So, we might be able to get hold of it again. Right. But right now, the Hungarian police doesn't have any clues that could lead us to the other paintings. Oh, don't worry. That'll happen sooner or later. Don't worry, but be happy. For the time being, I have another mission for you. Vambery's assistant found some disturbing information. The professor apparently sent an extra painting. That was unexpected. But he can't tell us which painting it was exactly. I'd like you to go to Whitby, to Vambery Manor. You might find something there that can help us identify which painting this is. I'll take the first flight out to London and contact you when I arrive. Chissà se sta a girare il mondo. Vabbè. Il prologo è finito. Ora restate sintonizzati perché nel prossimo video vi faccio vedere la storia vera e propria. Arrivederci, se vi è piaciuto mettete mi piace, se vi interessa iscrivetevi al canale. Ci vediamo, ciao ciao!